Buongiorno a tutti, benvenuti a Microsoft TV, il training broadcast del Malabores Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione del Malabores e sono davvero lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo gratuito che state per assistere, dandovi ancora un caloroso benvenuto in questa piattaforma dedicata alla trasmissione di eventi formativi gratuiti. Vi ricordiamo che ci troviamo nel TERS, il laboratorio di riflessione che è dedicato alle professionalità, alle persone che compongono il tessuto sociale ed economico attuale, per confrontarci anche e soprattutto in maniera sinergica su quelli che sono i maggiori settori di ricerca, come appunto ad esempio la salute, come vedremo in quest'oggi. Il CERS contribuisce ai dibattiti attraverso l'elaborazione di ricerche, lo sviluppo dei rapporti di partnership con delle istituzioni di fatto di rilevanza nazionale e internazionale, organizzando anche eventi dedicati allo scopo, come appunto quello di oggi, quando riusciamo, ecco, appunto, ad avere un confronto che per noi è davvero un onore, un piacere, con la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS, l'ILO. E appunto il nostro scopo oggi è quello di diffondere il messaggio, di promuovere i progetti in essere, quelli futuri, gli obiettivi che intende raggiungere l'ILA, promuovere e tutelare il diritto alla salute, d'altronde, affermare principi e relazioni di solidarietà, lottare contro quelle che sono le violazioni dei diritti umani, civili, di cittadinanza delle persone con HIV e AIDS o delle comunità più colpite dall'infezione. È lo scopo per cui è nata l'ILA, la Lega Italiana per la lotta contro l'AIDS. Associazione senza scopo di lucro nata nel 1987 che agisce sull'intero territorio nazionale, organizzata attraverso una sede nazionale ma anche aree di servizio che sono finalizzate alla prevenzione, alle terapie, alla riduzione del danno, diciamo, a comprendere tutte le sfaccettature di tematiche importanti come la prostituzione, come il carcere, ma soprattutto la difesa dei diritti. Oggi siamo qui con Giussi Giupponi, presidente di Lila, e Laura Pupino, responsabile dell'ufficio stampa. Molto, molto lieti di avervi con noi. Buongiorno a tutti. Per Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. noi è davvero un piacere dialogare con chi si occupa di tutela del diritto alla salute, perché appunto non si tratta solo in realtà di tutela dei malati o di coloro i quali appunto versano in condizioni patologiche, bensì di diritto della salute dell'essere umano. Ecco, io vi chiedo subito ovviamente di introdurci nel vostro mondo e di presentarci l'ILA e di come si è evoluta la missione di questa fondazione. Buongiorno a tutti, ripeto grazie dell'invito, Marco, a cui abbiamo aderito molto molto volentieri. Come hai detto tu, l'ILA è nata nel 1987, esattamente il 21 gennaio 1987. Nasce negli anni in cui l'HIV era chiamata più AIDS e colpiva soprattutto le persone più fragili. Noi teniamo molto alle modalità in cui comunichiamo e in cui parliamo, perché per noi è importante azioni di advocacy, azioni a tutela dei diritti della singola persona. Non è importante quale la persona che cosa sia, che sia una persona che fa uso di sostanze, che sia una persona che si prostituisce, che sia una persona omosessuale, ma dato che poi vedremo anche poi, e abbiamo scoperto poi in tutti questi anni, che l'HIV è un virus, perché parliamo del virus dell'HIV, che colpisce chiunque, non fa distinzioni e non viene associato a una tipologia di persona predefinita. La Lila nasce appunto nel 1987 per la tutela dei diritti delle persone. Negli anni Lila ha svolto tante attività. Chiedo a Marco, mostro io le Un slide? grandissimo piacere, Giusy. Ok, perché io poi mi perdo via, perdono. Assolutamente, assolutamente. Ok, vediamo Dovresti se. mostrarle tu? Ok, Ecco, perfetto. perfetto, benissimo, così. E le mando avanti io, vediamo. Scusate, ma Tranquillamente. Non ti come faccio a preoccupare, farlo non è assolutamente andare avanti? un problema. E per farle andare avanti dovresti muovere con. Eccoci, Ok, siamo. perfetto. E quindi negli anni noi abbiamo attivato una serie di servizi rivolti
sia alla persona che voleva sapere, voleva capire, poteva aver corso un rischio, sia alle persone che invece vivono, oggi possiamo dirlo, vivono con l'HIV. Di sicuro i primi anni sono stati per tutti gli anni più intensi, gli anni in cui non c'era un'aspettativa di vita, in cui la persona scopriva di avere l'HIV e magari era già in una fase di AIDS e quindi non aveva un'aspettativa di vita. Noi offriamo una serie di servizi, come dicevo, tra cui l'helpline, che è un'attività di centralino telefonico con operatori e operatrici formati che svolgono il loro servizio a titolo di volontariato dal lunedì al venerdì delle nostre 9 sedi. A questi helpline sono assolutamente servizi offerti in anonimato, quindi la persona riceve informazioni, riceve risposte, riceve ascolto e in alcuni casi viene orientata a dei servizi. C'è poi un forum online che si chiama Lila Chat, anche questo dedicato allo scambio di informazioni e al confronto su tutte le questioni connesse all'HIV, utilizzato sia da persone con HIV e non. Questo perché è importante che anche chi non ha l'HIV possa ricevere informazioni per capire se ha corso un rischio o meno, magari accanto a sé vive una persona o conosce una persona che ha l'HIV e questo è fondamentale capire che non comporta nulla, ma poi lo vedremo anche successivamente. Offriamo il servizio di testing ormai da più di 12 anni, sempre attraverso le nostre, in questo caso, 8 sedi, dove offriamo in forma anonima e gratuita il test all'HIV, HCV e sifilide. Ma non è solo un'offerta di test, c'è tutta una procedura che per noi è fondamentale, chiamato un colloquio pre-test, dove si informa la persona e si capisce se realmente ha corso un rischio. Noi siamo stati riconosciuti dal Ministero della Salute con un decreto del 2021 in cui siamo abilitati come operatori laici ad eseguire i test dietro formazione specifica che abbiamo fatto. Abbiamo lo sportello virtuale che è l'ultimo nostro progetto messo in atto rivolto alla persona con HIV o in AIDS per fornirle sostegno, orientamento ai servizi, consulenza legale, pensionistica e supporto psicologico. Questo è stato pensato perché crediamo che l'empowerment della singola persona è fondamentale e sappiamo che sulle persone che oggi vivono con l'HIV, tante persone per vari motivi, magari perché abitano in un centro piccolo, magari perché hanno paura, magari perché non hanno trovato il coraggio, non hanno la forza o anche per altri motivi legati alla famiglia, al lavoro, non riescono ad accedere alle nostre sedi che sono sul territorio nazionale e abbiamo 10 sedi sul territorio nazionale. Però è fondamentale invece poter usufruire di informazioni. E poi abbiamo Lila News, che è una nata da un'attestata registrata al Tribunale di Como, di cui il nostro ufficio stampa Laura Supino, segue, che è stata pensata per approfondire tutte le questioni, anche le più scottanti, dando voce attraverso documenti e interviste a tutti i protagonisti del mondo dell'HIV, sia a livello nazionale che anche a livello internazionale. E per noi questa è un'azione importante. Nella nostra Lila News abbiamo 5.000 iscritti più o meno e poi quasi 1.000 giornalisti. Quindi per noi è importante poter offrire il nostro punto di vista, ma avere anche il punto di vista di altri e quindi avviare poi una comunicazione che sia concreta e reale e che sia sempre coerente con quello che stiamo vivendo.
vado a me avanti. piace molto, tra l'altro, mi piace anche aprire una piccola parentesi con Giuse e Laura, ci siamo sentiti per organizzare questo evento. Al di là del fatto che mi abbiano insegnato tante cose, effettivamente su questa disciplina, su cui appunto si conosce, secondo me, ancora ben poco, perché appunto c'è una, nonostante appunto si tratti di una problematica, ecco, quella che ha coinvolto tantissime persone, soprattutto negli anni 90, ma ancora oggi, non si conoscono tante cose. Per esempio, mi ha colpito molto, sinceramente, quello che c'è in alto a destra, non rilevabile, non trasmissibile. Questo tipo di grafico, secondo me, è molto utile, ma sicuramente lo spiegherete bene adesso, praticamente. Sì, infatti una cosa che pensiamo sia molto importante comunicare anche in questa sede, e mi aggiungo ai ringraziamenti per avere questa opportunità, perché comunicare e far sapere oggi è una cosa fondamentale. Nel campo dell'HIV e AIDS sono successe molte cose dal punto di vista scientifico, molte novità importanti. Quella sigla, vado subito al sodo, che indicava Marco, U uguale U, che cosa significa? Significa che le persone che al momento sono in terapia, che seguono una terapia antiretrovirale in maniera corretta, seguite da un centro clinico, raggiungono uno stato di non infettività, quindi non trasmettono il virus per via sessuale. Capite che questa è una rivoluzione incredibile, che peraltro, diciamo, è attestata da diversi anni, da studi enormi che hanno, diciamo, provato un rischio zero nei rapporti sessuali da parte di persone in terapia che abbiano una carica virale azzerata. Cioè, queste terapie che cosa fanno? Azzerano, sopprimono sotto certi livelli la presenza di virus nel sangue, il che rende l'HIV non trasmissibile. Allora, e questa è la grande novità nel campo delle terapie. Ci sono altre grandi novità scientifiche nel campo della prevenzione, come la PrEP, che utilizza più o meno gli stessi principi farmacologici, cioè una terapia, un trattamento farmacologico che, diciamo, permette di non infettarsi. Poi vi spiegherà meglio la presidente di che si tratta e di come funziona. Però capite che, insomma, sono cose importantissime che oggi stanno permettendo alle persone con HIV di avere delle aspettative di vita lunghe, in buona salute, perché appunto avere una carica virale soppressa vuol dire avere buoni standard di salute, aspettative di vita, diciamo, quasi vicine a quelle della popolazione generale, e soprattutto di non trasmettere l'HIV. Che cosa succede? Che a questo però non è seguita, diciamo, poi il necessario cambiamento anche sul piano della comunicazione, sul piano sociale, sul piano dei diritti. Le persone con HIV, lo accennava la Presidente, sono state ghettizzate, stigmatizzate per almeno un ventennio. In questo paese si è scatenata una terribile caccia alle streghe, perché la gente, quando non sa, quando non viene informata, reagisce con paura. Diciamo, non istituzioni e informazione non hanno molto aiutato l'informazione corretta, e quindi ancora oggi gran parte di noi, diciamo, è ferma all'immaginario degli anni 80, no? In cui appunto c'è il terrore della malattia, di chi possa trasmetterlo. Oggi la realtà è molto diversa ed è importante saperlo, perché sapendolo la gente ha meno paura di fare il test, ha meno paura di, come dire, anche ammettere di aver corso dei rischi, perché succede a tanti, succede a tutti, esistono comportamenti a rischio, non persone o categorie a rischio. Bisogna sapere come proteggersi. Oggi ci sono tante possibilità in più, e se si fa un test può salvare la vita, perché oggi una eventuale diagnosi da HIV, speriamo non ci sia, ma se c'è non è una sentenza di morte, ci si può curare, ci si cura a vita, ma si può stare bene. Vi faccio sottolinearlo, assolutamente. Esatto, perché aiuta a non avere paura, e speriamo aiuti anche a combattere lo stigma, perché le persone con HIV che si curano sono, diciamo,
persone che non trasmettono il virus anche se non usano il condom, paradossalmente. Poi il condom va usato perché protegge da anche tutta un'altra serie malattie trasmissibili, ma sull'HIV diciamo abbiamo questa certezza. Quindi in Italia più o meno quali sono le cifre? Abbiamo circa 140.000 persone stimate che vivono con HIV, almeno 120.000 di queste persone sono in terapia antiretrovirale, e questa terapia antiretrovirale ha un successo altissimo. Qua mettiamo un 95% diciamo prudenziale, ma sulle grandi corti di studio tipo quella ICONA stiamo sfiorando, non dico il 100%, ma ci stiamo avvicinando a questa. Quindi diciamo una grande sicurezza sul fatto che queste terapie funzionino e rendano il virus non trasmissibile. Questa terapia, insomma, in che cosa consiste? Una o due compresse al giorno, molto più tollerabile di prima. Da circa un anno è disponibile anche addirittura questa terapia long acting, che vuol dire una iniezione fatta presso il proprio centro di infettivologia ogni 2 mesi. Probabilmente questa, diciamo, posologia si allungherà ancora, potrebbe essere portata fino a 4 se non fino a 6, quindi senza nemmeno assunzione della pillola quotidiana, e in questo modo questa infezione viene tenuta assolutamente sotto controllo. Vi dicevo che queste grandi innovazioni non sono seguite da altrettante, diciamo, progressi sul piano dei diritti, sul piano sociale, perché ancora oggi le persone con HIV soffrono di discriminazioni indicibili tutt'oggi, cioè non erano giuste prima, figuriamoci ora, perché poi lo spiegherà bene la Presidente Giupponi, nella vita quotidiana anche prima non c'era nessun rischio di contagio, cioè l'HIV si trasmette in pochi semplici modi, pochissimi, quindi neanche prima c'era questo rischio, ma insomma purtroppo così sono stati evocati scenari apocalittici, per cui le persone con HIV però tuttora hanno problemi di accesso, per esempio, ai mutui, alle assicurazioni, problemi grossi sul lavoro, perché il test non è obbligatorio e non deve esserlo, va incentivato, va proposto attivamente, ma non deve essere obbligatorio e non deve essere motivo di discriminazione, ce lo dice la legge, né in fase di preassunzione né una volta, diciamo, in carico ad un posto di lavoro. Nella vita di tutti i giorni, quindi palestre, sport, scuola, cioè non c'è nessun rischio, eppure queste discriminazioni continuano ad esistere, ne abbiamo prova tutti i giorni perché le persone poi chiamano i nostri centralini e segnalano ancora, diciamo, discriminazioni inaccettabili che non hanno più motivo d'essere, non lo avevano prima, non lo hanno tanto più adesso, in cui appunto il 95%, 96-97% delle persone con HIV che sanno di averlo è in cura ed è diciamo non infettivo. Faccio presente solo una cosa: questa distanza tra le persone stimate e le persone in terapia, ci sono magari persone che ancora non hanno raggiunto lo stato di infettività o persone che hanno resistenza ai farmaci, ma anche purtroppo molte persone che non sono consapevoli di avere l'HIV, perché avendo purtroppo avuto un'informazione molto sbagliata, molto lacunosa, poco precisa in Italia, molte persone non si percepiscono a rischio, non fanno il test, lo fanno in ritardo quando, diciamo, l'infezione già comincia a dare i segni di AIDS, perché l'AIDS è la fase finale dell'infezione, si può manifestare dopo diversi anni dal primo dal rapporto a rischio che ha portato all'infezione. Queste persone non consapevoli purtroppo, insomma, rischiano grosso. Ancora oggi gran parte, più della metà delle persone che ricevono una nuova diagnosi da HIV sono quasi o in AIDS o quasi in AIDS, che è inaccettabile con le cure che esistono ora.
perché facendo un test per tempo, facendo le terapie si può stare bene. Le terapie salvano anche in quella situazione lì, però il nostro sistema immunitario poi ne risente. Gran parte delle persone che fanno il test in ritardo è perché o hanno paura, purtroppo, o perché non sono consapevoli di aver corso un rischio, e questa è colpa di una di campagne e politiche di prevenzione sbagliate finora. Io credo che quindi sulla prevenzione poi sentirete bene la Presidente Giupponi, rimane ovviamente la prima cosa, perché ci si cura, non si muore, ma evitiamo di, insomma, se si può evitare un'infezione è decisamente meglio, insomma rimane la prima cosa. Oggi purtroppo ancora abbiamo 5-6 infezioni al giorno, siamo sui 2000 l'anno, che potrebbero essere, insomma, assolutamente evitate. Mi preme, tra virgolette, anche ovviamente accompagnarvi in questa trattazione, ma anche sottolineare e chiedervi quanto sia importante il supporto psicologico a chi invece, cioè è più importante effettivamente il supporto sanitario, o allo stesso modo il supporto psicologico rientra in questo ambito e addirittura potrebbe superarlo? Allora, sono importantissimi entrambi, perché la parte clinica è fondamentale, perché la persona ha bisogno di avere un medico, la persona che scopre di avere l'HIV, è importante che abbia un medico che l'accompagni in tutto il percorso, visto che l'HIV è un'infezione cronica, non è la malattia, e la persona ci dovrà convivere, io dico meglio ancora vivere per tutta la vita. Io sono una persona con HIV da 25 anni, compio 25 anni fra poco, però il lavoro di un supporto, che sia psicologico, che sia terapeutico, che sia alla pari, questa è una cosa che noi offriamo all'interno delle sedi Lila. La Lila è fatta, non è un'associazione di pazienti, ma un'associazione di persone con HIV e non, quindi persone formate che possono parlare tranquillamente di quello per cui la persona ha appena scoperto. Faccio un esempio semplicissimo: la persona che scopre oggi come 20-30 anni fa ha due preoccupazioni. Uno, quanto gli resta da vivere. Due, cosa fa rischiare agli altri. Prima, è stato detto molto bene da Laura, non è che vivere accanto a una persona, andare in palestra, lavorarci assieme, comporta una possibile trasmissione, no? La persona non ha ha il virus dell'HIV, ma non è una cosa, faccio l'esempio del Covid, che si trasmette per via aerea, cioè ci deve essere un comportamento che porta a una trasmissione, quindi è un virus molto particolare. Questo quindi è fondamentale avere un supporto. Il supporto però, mentre a livello clinico è una cosa che nel momento in cui la persona scopre è dato, il supporto la persona invece ha la scelta, perché dico la scelta perché la difficoltà di rivolgersi a un'associazione, la Lila è un'associazione a livello nazionale, ma ne abbiamo anche altre a livello nazionale che collaborano con noi, quindi altre realtà, altre community che si occupano di HIV. Però io mi metto nei panni della persona che scopre, essendoci passata, fra l'altro, non è così facile fare un numero di telefono e chiedere anche solo informazioni. Non è facile arrivare a suonare un campanello di un'associazione per chiedere un sostegno. È fondamentale, perché io credo che quando la persona, dopo che ha scoperto, e qui c'è tutto il tempo che la persona, di cui la persona ha bisogno per accettare quello che ha scoperto, anche se oggi non è più un'infezione che ti porta alla morte, ma anzi curata ti permette di vivere una vita normale, lo dico con cognizione di causa, è però una cosa che proprio a livello sociale non è ancora riconosciuta, è ancora stigmatizzata, è ancora discriminata. Quindi è importante
parlarne. E alcune volte la persona che ha l'HIV è la prima che si autostigma, perché dato che non c'è una comunicazione, una conoscenza, una comunicazione costante. Di HIV si parla in occasione del 1° di dicembre, si parla se ci sono casi eclatanti di persone con HIV che hanno fatto azioni che sono sì punibili, ma le hanno fatte come persone, non perché avevano l'HIV. Adesso non entro nel merito perché avremmo da parlare per ore noi, se ci lasciate parlare, per giorni. Però è invece importante che la persona, quando dell'HIV se ne parlasse regolarmente, allora la persona che scopre di avere l'HIV avrebbe anche, si sentirebbe anche libera di dirlo. Oggi non si sente libera di farlo perché ha paura di essere discriminata, allontanata, stigmatizzata, ma anche in un rapporto amicale. Perché se io non so che cos'è l'HIV e Marco mi dice: Giusy, sai che ho scoperto di avere l'HIV? Non sapendolo mi spaventa e questa cosa mi fa fare un passo indietro. Poi se ho voglia io mi informo e quindi dico a Marco: guarda che non è un problema, con l'HIV puoi vivere, noi possiamo avere il nostro rapporto amicale come l'avevamo prima. Ma se io non ho conoscenza, non c'è una comunicazione capillare, io la capisco la paura di chi non sa, la comprendo anche, però abbiamo l'onere come persone di informarci, di documentarci e capire che l'HIV non è un problema, perché allora potremmo parlarne tranquillamente come potremmo parlare tranquillamente delle vacanze. Sembrano frasi futili, però credetemi, è una cosa che noi affrontiamo tutti i santi giorni con le persone. Perché è la persona, io ero una persona anche prima di sapere di avere l'HIV, lo sono nel momento in cui scopro e lo sono anche dopo, che con l'HIV ci dovrò vivere. Quindi è importante intanto capire cos'è l'HIV e cos'è l'AIDS, e per noi, ma non per noi, sono studi scientifici dimostrabili, che il rischio di contrarre l'HIV riguarda tutti e tutti, indistintamente, chiunque abbia una vita sessuale attiva. E non riguarda alcune persone e i loro stili di vita. Delle volte a noi chiamano e dicono: ah, ho avuto un rapporto con una mia collega di lavoro, ma è una persona che conosco, è una brava persona. L'HIV non va a colpire le persone cattive e non quelle brave. L'HIV arriva nella nostra vita nel momento in cui noi abbiamo avuto un comportamento sessuale, quindi non protetto, e questo è fondamentale, perché quando l'HIV entra nell'organismo attacca alcune cellule del sistema immunitario, indebolendo quindi poi le naturali capacità di difesa. Quando una persona, prima Laura diceva, ogni giorno si infettano all'incirca 5 persone, tenete conto che ogni persona che lo scopre ce ne sono 3/4 che non lo sanno. Questo vuol dire che chi è inconsapevole di aver corso il rischio in un rapporto non protetto, non conoscendo lo stato sierologico dell'altra persona, può aver ricevuto il virus e se a sua volta altri rapporti non protetti lo può trasmettere. Il virus rimane, può rimanere latente anche anni. Una stima recente, perché abbiamo appena fatto un corso di aggiornamento, rimane latente anche per 7 anni. In quel lasso di tempo il virus all'inizio dorme, quindi è entrato nel corpo e dorme, sta lì tranquillo. Poi a un certo punto si risveglia e quando si risveglia inizia ad attaccare le nostre difese immunitarie. In quel momento la persona incomincia ad avere delle infezioni, sono opportunistiche o tumori e che la portano nella fase di AIDS. Oggi delle 2000 diagnosi stimate nel 2022, il 63% aveva una diagnosi di AIDS, vuol dire che erano persone che avevano ricevuto il virus tempo addietro, che il virus ha fatto tutto il suo percorso e che l'hanno portato nella fase di AIDS. La cosa brutta è
che la persona non si sente a rischio e quindi non pensa di fare un test da HIV. Nel momento in cui arrivano infezioni opportunistiche o la presenza di un tumore, anche gli stessi specialisti non arrivano a chiedere di fare il test dell'HIV. Ha precisato bene Laura prima, il test dell'HIV non può essere obbligato, ci deve essere il consenso, ma dovrebbe essere offerto a chiunque accede a un pronto soccorso, vada al proprio medico di base, vada a uno specialista perché non sta bene. Non è un giudizio, non è perché ho sbagliato qualcosa nella mia vita, è perché non sto bene ed è corretto fare tutti gli accertamenti del caso. Perché poi il virus dell'HIV è un virus che si trasmette attraverso i seguenti liquidi biologici: sangue, sperma, secrezioni vaginali e latte materno. Questo si verifica nel momento in cui passa da una persona con HIV, e in questo caso una persona con HIV o che non conosce il proprio stato sierologico e quindi è inconsapevole di avere l'HIV, o di una persona con HIV che non è in trattamento o che, se è in trattamento con terapia antiretrovirale, non ha raggiunto quel bellissimo slogan uguale U. E questo è fondamentale. Quando arriva nel sangue, poi questo rimane, anche quando non è visibile. Infatti, latte materno, l'allattamento al seno, in questo momento, non essendoci studi, non è assolutamente consigliato anche alla mamma che è in uguale U, proprio perché non ci sono studi che dimostrano che attraverso il latte materno non si possa trasmettere. E quindi è assolutamente fondamentale. Vado avanti, Marco? Con grande piacere, anche perché appunto siamo arrivati in quello che è un punto centrale, secondo me, della trattazione, cioè proprio il fatto che effettivamente, mai come in questo momento, la consapevolezza, ma mai come in questo ambito, la consapevolezza non è mai abbastanza, ma soprattutto ecco, è utile anche capire, per chi non si è mai avvicinato all'argomento, capire effettivamente quali sono le vie di trasmissione nel pratico. Perfetto. Allora, l'HIV si trasmette solo in tre modi. Quindi, come ho detto prima, è un virus che non si può ricevere frequentando una persona. Non si può ricevere lavorando con una persona. Ma si trasmette sull'autobus. L'autobus. Attraverso rapporti sessuali non protetti dal preservativo o dal condom, quello vogliamo chiamare. E anche qui poi parleremo di prevenzione, quindi capiremo anche una cosa in più. Attraverso l'uso in comune di siringhe e materiali iniettivi, trasmissione ematica. Tengo a precisare che nelle 2000 infezioni del 2022 del bollettino COA, Centro Operativo AIDS, che viene prodotto in occasione del 1° di dicembre, l'85% è da rapporti sessuali, okay. Da rapporti, da trasmissione ematica, è il 4,5%, quindi vuol dire che quello che avveniva in passato, dove le prime persone colpite per la maggioranza erano persone che facevano uso di sostanze, persone chiamate all'epoca tossicodipendenti, a noi non piace questo termine, quindi sono persone, e oggi non è così. Quindi una trasmissione sessuale è al primo posto, ed è brutta che questa cosa sia al primo posto. Da madre ai figli durante la gravidanza, anche in questo caso, nel momento in cui la mamma non sa, la donna non sa di avere l'HIV, o lo sa e non è in trattamento e non ha raggiunto uguale U, attraverso il parto, sempre se non è nella condizione di uguale U, e l'allattamento al seno, che quello invece rimane un rischio ancora non scientificamente provato, che se sono in uguale U non posso trasmetterlo. Nel concreto, i rapporti penetrativi vaginali e anali non protetti dal preservativo sono a rischio per entrambi, ovvero sia per chi è la parte attiva sia per chi è la parte passiva. È dimostrato che solo il preservativo, se usato correttamente, protegge dalla trasmissione. E nei rapporti orogenitali. Oppure la PrEP, Giusy, che mo la spieghiamo, anche la PrEP. Esatto, quindi. Sì, ma infatti quando parlavo di preservativi, certo. Dicevo, poi parliamo di prevenzione. E nei rapporti orogenitali a rischio la persona
che pratica, o quindi la parte attiva, e non chi riceve. Chi riceve non corre rischio per l'HIV, ma corre rischio per le altre infezioni sessualmente trasmissibili, che sono parecchie e negli ultimi anni sono aumentate, perché sifilide, gonorrea e clamidia sono una media del 25-30% delle infezioni sessualmente trasmissibili, ma tutte, da tutte si possono curare e si può guarire. L'HIV in questo momento, fino ad oggi, si può curare, non si guarisce. Quindi è fondamentale, se una persona ha avuto un rapporto non protetto e non conosce lo stato serologico, fare un test. Oggi ci sono tante possibilità per fare il test. Parliamo dalla... Adesso io vado già nell'altra pagina, ma per fare un test una persona lo può fare presso un ospedale ed è il prelievo ematico, lo può fare in un centro associativo, quindi può fare il test salivare, il test capillare, lo può acquistare in farmacia l'autotest, può chiedere il supporto per l'esecuzione, questa è una cosa che noi offriamo anche questa da anni, cioè ci sono tanti modi per capire se io ho corso un rischio ed è importante per la mia salute e per la salute della, magari della persona che ho a casa. Perché siamo esseri umani, non dimentichiamolo mai, e tutti noi possiamo aver provato ad avere un rapporto al di fuori del nostro rapporto, come posso chiamarlo? Di coppia, che sia la fidanzata, la compagna, il marito, la moglie, non, cioè siamo esseri umani, quindi a tutti può succedere, a tutti può essere successo di avere un rapporto al di fuori della coppia. Se io uso il preservativo proteggo me stessa e proteggo chi è a casa. Se non l'ho usato, allora è importante fare un test, è fondamentale. La prevenzione è la cosa principale. Noi vorremmo tanto raggiungere l'obiettivo del 2030 di un AIDS di non avere più infezioni da HIV, però il 2030 è dietro l'angolo. E se non mettiamo in campo ogni singola persona delle azioni, questo obiettivo non lo raggiungeremo. Ognuno di noi può fare, e non è vero che una goccia nel mare non fa nulla, non è vero, goccia per goccia possiamo fare tanto. Ora, noi parliamo di prevenzione. Naturalmente il condom, il profilattico è il primo strumento, c'è anche che protegge da rapporti sia vaginali, in questo caso si può usare profilattico normale o sottili, si può usare gli aromatizzati nei rapporti orali, proprio perché la parte attiva è la parte che rischia, non la parte che riceve, e nei rapporti anali più spessi e resistenti. Quindi abbiamo più opzioni per fare quella cosa piacevole che è il sesso, perché è una cosa piacevole, ma quella non ci deve poi però traumatizzare, angosciare, perché abbiamo fatto una cosa e adesso abbiamo paura. E questo forse è il punto più importante, perché lo stigma viene visto anche e soprattutto su questo, immagino, nell'amore in generale, ecco, nel trovare. Esatto, assolutamente. Il sesso è una cosa piacevole, bella. Oggi la fanno, lo praticano tutti, dai ragazzi alle persone anche adulte. Stiamo parlando anche di 60, 70 anni, 80 anni, quindi è una cosa che facciamo tutti, però è una cosa che dobbiamo fare usando protezione. C'è il Femidon, che è il profilattico femminile, che è una morbida guaina trasparente che si inserisce nella vagina prima di un rapporto sessuale, anche qualche ora prima. In questo caso il Femidon non è, diciamo che non è usufruibile facilmente come lo è il condom. Condom adesso ci possono essere le macchinette, ci sono al supermercato, ci sono nelle farmacie, nelle nostre sedi noi li regaliamo, perché per noi è la prima azione di prevenzione, quindi noi ci autotassiamo nell'acquistarli e li forniamo gratuitamente. Però anche la donna ha il diritto, sottolineo diritto, perché di chiedere il profilattico. Voglio fare sesso, lo voglio fare perché è bello, mi piace, ma lo devo fare protetta ed è importante. Poi abbiamo la PPE, la profilassi post esposizione.
se io ho avuto un rapporto, mi si è rotto il profilattico perché ho usato tutto, ho fatto tutto correttamente, ma si è rotto un profilattico e non conosco lo stato serologico dell'altra persona, oppure ho subito una violenza, oppure ho fatto sesso con una persona che ha una viremia attiva, quindi non ha raggiunto l'obiettivo di U uguale U, io posso recarmi a pronto soccorso entro le 48 ore. Noi consigliamo di andare nei pronto soccorsi dove c'è le malattie infettive. Anche questa è una cosa che è emersa recentemente, perché alcuni ospedali che hanno il pronto soccorso ma non hanno le malattie infettive non possono non avere l'infettivologo, e quindi è importante, perché viene fatto un test a tempo zero che esclude eventi precedenti, viene fatta una visita con l'infettivologo e viene fornita una terapia antiretrovirale per 28 giorni e successivamente viene fatto un test a 45 giorni dall'evento a 90 giorni. Questo permette nel periodo finestra di aiutare a creare quella barriera finché il virus non resti nel nostro corpo. Quindi viene come, è come se venisse debellato. La PPE è a carico del Sistema Sanitario Nazionale e l'assunzione di questa terapia, ci tengo a precisarlo, non comporta poi effetti collaterali successivi all'assunzione o durante, perché vengono utilizzati farmaci che sono super testati, documentati e che sono assolutamente farmaci autorizzati. Diciamo la novità per noi Italia, ma è una cosa che in Europa, in America, in Francia, in Inghilterra era già attiva da parecchio tempo, parliamo già dal 2016, è la PrEP, la profilassi preesposizione. La profilassi preesposizione mi permette di fare sesso senza profilattico se assumo correttamente questa terapia. Non mi protegge però dalle altre infezioni sessualmente trasmissibili, ma noi, grazie anche a tutto l'impegno della community dell'HIV, quindi non solo di Lila, ma anche di altre realtà, siamo riusciti ad ottenere questo risultato ad aprile 2022, quando AIFA ha riconosciuto che la profilassi preesposizione fosse a carico del sistema sanitario. In questo caso anche la Lila offre questi precolloqui alle persone che sono interessate, noi ne parliamo quando offriamo le serate di test. Viene fatta alla persona, vengono fatti test sia dell'HIV, di tutte le altre infezioni sessualmente trasmissibili, vengono fatti accertamenti clinici per fegato e reni, e in caso in cui sia tutto negativo, l'infettivologo, perché viene fatta in ospedale presso le malattie infettive, prescrive la ricetta per il farmaco che viene distribuita all'interno della farmacia ospedaliera. E poi viene sottoposto, ma io lo considero più un monitoraggio per la mia salute, ogni 3 mesi a dei controlli. Se la PrEP viene assunta correttamente, in modo aderente, protegge. Per l'uomo ha 2 possibilità, o continuativa, quindi un'assunzione di un farmaco tutti i giorni, oppure al bisogno, ovvero se io so che per motivi familiari, di lavoro, di studio, dal lunedì al venerdì non faccio vita sociale e quindi può non capitarmi l'occasione di fare sesso, io posso fare la terapia on demand, quindi assumere il farmaco il giorno prima, quindi il giovedì assumo un farmaco, il venerdì assumo il farmaco, il sabato assumo un farmaco e la domenica assumo il farmaco, quindi non tutti i giorni, ma perché prevedo che il venerdì e il sabato io possa uscire, può capitarmi. Mentre nella donna, per l'apparato così diciamo intimo, io non sono un medico, quindi parlo della parte genitale della donna, l'assunzione del farmaco è solo continuativa, proprio perché anche la donna, se decide di non usare il profilattico, quindi se decide, può usufruire della PrEP. E la Lila offre colloqui mirati per questo, o ai nostri centralini, o tramite un appuntamento su Zoom, o anche in presenza. Quindi è importante
informarsi e chiedere, perché la prevenzione è tutto per noi, è importante. Ci tengo, se vado avanti, dimmi, Marco. Assolutamente, assolutamente. Immagino, ecco, che siamo quasi in a chiusura del cerchio, ma ovviamente anche per stabilire come non si trasmette questo virus, che forse è addirittura più importante dire di come si trasmette. Ok, allora, il bacio non trasmette l'HIV. Tutti si ricordano che a suo tempo Rosaria Iardino aveva baciato il dottor Aiuti in una famosa trasmissione degli anni 90. Ma ancora oggi ci sono persone che pensano che il bacio trasmette. Non trasmette il bacio l'HIV, in quanto la saliva è un enzima che non permette la trasmissione. La masturbazione è una pratica sicura. La masturbazione fa parte anche del sesso, perché ci sono persone che magari non arrivano all'atto sessuale completo, ma amano praticare la masturbazione o riceverla. Quindi anche questo fa parte del piacere del sesso. Quindi la masturbazione è una pratica sicura, in quanto la pelle integra una barriera efficace. E nemmeno graffi superficiali o pellicine alzate. Lo sottolineo perché delle volte chiamano dicendo: ma io mi mangio le unghie, mi mangio le pellicine, quindi cosa mi comporta? Non comporta assolutamente nulla. La puntura della zanzara, o morsi o graffi di animali, l'animale, anche se ha l'HIV, può avere l'HIV, i gatti possono averlo l'HIV, ma non lo trasmettono all'essere umano, è impossibile. Pungersi con una siringa abbandonata, sono in un parco, magari a fare la pausa del mezzogiorno durante l'orario di lavoro, o sono con il mio bambino, o sono con gli amici così a chiacchierare e vedo una cosa per terra, la tocco e mi accorgo dopo che è una siringa abbandonata. Non c'è la possibilità di trasmissione del virus dell'HIV. E soprattutto nella vita di tutti i giorni non si trasmette il virus dell'HIV. Nei contatti quotidiani, sia con familiari che con colleghi, amici, non si trasmette vivendo, lavorando insieme, bevendo dallo stesso bicchiere, usando gli stessi servizi igienici, scambiandosi gli indumenti, abbracciandosi. Cioè questo, ripeto, il virus dell'HIV è un virus particolare, non è il virus del Covid, quindi che si può trasmettere per via aerea. Ed è fondamentale, perché se io do un consiglio spassionato a chiunque, se una persona mi dichiara che ha scoperto di averla l'HIV, in quel momento sta male perché non ce la fa ad andare avanti, ha paura, io consiglio di informarsi e tornare da quella persona e dirgli: guarda, mi sono informato e non c'è nessun problema, per me nei tuoi confronti non cambia nulla. Io mi ricordo quando l'ho scoperto, e poi mi taccio, lascio la parola a Laura, 25 anni fa, io ho avuto il vuoto attorno a me, ho avuto accanto una mia amica carissima, che c'è tuttora, che ha 11 anni meno di me, quindi all'epoca io avevo 35 anni e lei 24, ed è sparita un paio di mesi, è tornata dicendomi: mi sono documentata. Giusy, posso aiutarti a rimetterti in sesto. È una cosa veramente che all'epoca io non mi aspettavo, non sapevo nulla di quello che avevo scoperto. Io ho avuto un approccio all'HIV molto brutto, perché dalla diagnosi 3 giorni dopo ero in ospedale perché ero già in AIDS conclamato, sono entrata in coma per 50 giorni per un'infezione opportunistica della pleumocistosi, e quindi non mi aspettavo. Io avevo il virus nel corpo da più di 3 anni e io ero la classica persona che non pensava di essere a rischio, avendo fatto sesso con persone che conosceva. E io mi ritrovo dopo 25 anni che sono in lila, 24 esattamente, sono arrivata un anno dopo, ancora sentirmi dire da persone: ma io ho fatto sesso, ma lui lo conosco. È l'errore che facciamo comunemente tutti. All'epoca ero una persona semiadulta, 35 anni, dovevo sapere, invece non sapevo. Quindi
non è un giudizio, è una cosa naturale, io lo ritengo nell'essere umano. Per oggi abbiamo la possibilità di informarci, di documentarci, quindi abbiamo, a mio parere, il diritto e il dovere di farlo, perché abbiamo il diritto di vivere bene. Quindi mi auguro che nessuno che conosca scopra di avere l'HIV, ma se lo scopre, come ha detto Laura, oggi si vive ed è reale, non sono parole fatte che noi diciamo tanto per, ma sono parole che viviamo costantemente giorno per giorno. Benissimo, è davvero molto importante e gli ultimi punti sono davvero estremamente importanti. Sì, cerco di essere veloce, se no. Laura, ok. Sì, allora. Che cosa è importante? L'informazione, informarci noi, sarebbe importante che le istituzioni mettessero in atto politiche di prevenzione e di informazione pubbliche che purtroppo in questo paese hanno sempre latitato, sarebbe importante che gli operatori della comunicazione parlassero correttamente, scientificamente e civilmente di questa infezione. Intanto io vi dico un po' quali sono, ecco, i luoghi comuni e le cose così, proprio anche di linguaggio, che possono trasmettere linguaggi sbagliati e di cui poi noi ci accorgiamo in associazione, perché la gente ci chiama con idee molto confuse, allora almeno noi cerchiamo di capirlo. Allora, HIV e AIDS, i due termini vengono confusi continuamente sui giornali, dalle istituzioni, nel discorso comune, al bar, come a scuola, come nell'università, come tra i medici. Non sono la stessa cosa, sono fasi diverse. Il virus e l'HIV, l'AIDS definisce questa fase molto avanzata dell'infezione, in cui appunto il nostro sistema immunitario, no, comincia a non reggere più le difese, che può portare alla morte. Tra questa fase e l'altra è importante sapere qual è la differenza, perché cioè, ci sono anni di interventi in cui si può intervenire. Quindi la persona con HIV non la chiamiamo malata di HIV, perché possono essere persone che stanno benissimo, atleti, che fanno sport, fanno la loro vita, lavorano, no? Quindi diciamo restituiamo un'immagine che non è quella corretta. Anche l'AIDS non è tecnicamente una malattia in sé, perché invece è una sindrome che provoca patologie correlate all'AIDS, però insomma è una fase di malattia, quindi si dice, diciamo, malato d'AIDS è una cosa che si può dire, anche se non è correttissima scientificamente, ma comunque sappiamo qual è questa distinzione. Altra cosa, attenzione, non si trasmette l'AIDS, si trasmette il virus è l'HIV, l'AIDS non si trasmette, è una fase finale della malattia. Se mi giri l'altra slide, grazie. Oh, questa parola sieropositivo, che è il modo in cui, no, si sono definite le persone con HIV. A lungo, sinceramente. A lungo, per decenni. E ancora tante persone si autodefiniscono sieropositive. Io non voglio dire che sia una parolaccia, però ha assunto nei decenni precedenti una coloritura un po' ghettizzante e soprattutto un po' scorretta scientificamente, perché sieropositivo è chiunque reagisca a un test sul sangue, può essere attinente all'epatite, può essere attinente a una qualsiasi altra, a un test che si esegue sul sangue, quello vuol dire è positivo a un test sul sangue. E quindi diciamo è un po' scorretto scientificamente, ma soprattutto schiaccia un po' le persone sulla loro infezione. Quindi noi preferiamo dire persone con HIV, che poi è la sigla che ormai usa l'ONU, UNAIDS, tutti i ministeri, anche il nostro ministero non usa più questa parola. Il termine persona, prima della malattia, diciamo, è sempre un segnale, esatto, di salvaguardare la dignità di chi quella infezione o quella malattia la porta e ci convive. La peste del 2000 è stata un'espressione drammatica, terribile, usata per più di 20 anni, ancora qualcuno la usa, è terribile scientificamente, perché associa vergognosa, intanto perché associa, proprio dal punto di vista scientifico, mette insieme due patologie che non hanno nulla in comune nelle vie di trasmissione
situazione, e poi una è un virus, la peste è provocata da un batterio che nasce in condizioni diciamo sociali e sanitarie molto degradate, e si curano e si trattano in modo completamente diverso, è un termine fuorviante, soprattutto perché appunto confonde sulle vie di trasmissione. Untore è figlio di questa parola ed è orribile, è un termine terribile che invitiamo a non usare in nessun modo, perché richiama vie di trasmissione sbagliate non solo, ma associa tutte le persone con HIV a questo termine. Quindi è veramente un termine ghettizzante che confonde e che, come dire, e crea una percezione del rischio errata. Categoria a rischio, anche questa è un'espressione da non usare più, è stata usata per 20 anni, talvolta riemerge, come vi ha spiegato bene la Presidente, non esistono categorie di persone a rischio, il virus non guarda nella nostra morale, nel nostro stato civile, esistono dei comportamenti a rischio, cioè se io faccio sesso non protetto con una persona di cui non conosco lo stato sierologico, o io non conosco il mio, perché si fa sempre in due la prevenzione, ricordiamoci questo, anche noi possiamo, non conoscendo il nostro stato sierologico, mettere magari a rischio la salute di un'altra persona. Ecco, quindi le categorie a rischio non esistono, esistono pochi comportamenti ben precisi, ben identificabili, in Italia soprattutto comportamenti legati al sesso non protetto, perché insomma quell'oltre 85% di trasmissione dovuta al sesso non protetto è probabilmente molto più alta, perché oggi diciamo la trasmissione per via endovenosa è quasi nulla, cioè anche il consumo di droghe per via iniettiva a livelli molto più bassi, anche se lì pure andrebbero, diciamo, andrebbe implementata la pratica di dare siringhe pulite, perché già quello salverebbe dal rischio contagio, non solo per l'HIV ma anche per l'epatiti soprattutto. E quindi ecco, riguarda chiunque abbia una vita sessualmente attiva, intendiamoci, non è scontato che un rapporto non protetto causi l'HIV, però potrebbe essere. Oggi il contagio avviene soprattutto tra persone che non sanno di averlo, non sono consapevoli, che hanno una vita sessuale come tante e che non... magari non si sono testate, non sanno di averlo o hanno paura di averlo, non fanno il test. Questo, io ripeto, è una responsabilità personale e anche molto politica e istituzionale, ma insomma intanto noi come persone facciamo il possibile. Se ci sono dubbi, chiamate le associazioni, chiamate la Lila, chiamate un'altra associazione, insomma sapremo ascoltare e dare indicazioni e sostegno. Io penso che, ecco, io non sono un medico assolutamente, sono operatore della comunicazione, ma penso che questo incontro sia stato utilissimo per capire che non c'è stigma, non c'è discriminazione, siamo tutti diversi nelle nostre unicità, e avere l'HIV appunto non costituisce un motivo di ghettizzazione, bensì semplicemente una caratteristica clinica, ed è bene appunto fare della prevenzione. È stato davvero un intervento prezioso. Grazie Marco. Possiamo lasciarti con questo video che dura un minuto? Assolutamente sì, con grande piacere. Se va, se funziona. Ringraziamo tutti intanto. Siamo noi che ringraziamo voi, adesso vediamo, ecco, chiudiamo con questo film. Sì, è brevissimo. Ma sì, trattandosi di una presentazione PowerPoint, non credo riesca purtroppo a partire. Servirebbe avere l'indirizzo. Ecco. Se no lo vedete sul sito della Lila. Vabbè, ok. Non parte, Giusy? No. Comunque è la nostra campagna appunto su Uguale U, che si definisce anche TASP, Uguale U è la sigla inglese per Undetectable Equals Untransmittable, se l'HIV non si rileva più nel sangue, allora non è trasmissibile, che non vuol dire che non ci sia, se ci si cura per tutta la vita, rimane sotto controllo e non viene trasmesso, si possono fare figli, si può fare sesso non protetto con il proprio partner o la propria partner. E insomma, se questo video lo andate a vedere sul nostro sito www.lila.it è carino, è molto carino, e ci dice come le terapie siano diventate anche prevenzione, perché oggi il calo delle infezioni, perché sono in calo, è molto dovuto al fatto
che le persone con HIV siano in terapia, e questo è importante. Non voglio sbagliarmi, ma penso possa essere questo. Questo sì, no, è l'ultima, però va bene, è molto carino, va benissimo. Sì, se riusciamo a farlo questo. Vedere. Nella vita abbiamo tanti dubbi. Essere o non essere. Ma anche tante certezze. Gravità. Ad esempio, sappiamo che la Terra è tonda. Un triangolo ha tre lati. Il fuoco brucia. Leonardo ha dipinto la Gioconda. 2 più 2 fa 4. E U è uguale a U. Ma cosa significa questa semplice equazione? Le evidenze scientifiche dimostrano che una persona con HIV che segue regolarmente la terapia e ha carica virale non rilevabile non trasmette il virus. Nemmeno con un rapporto sessuale non protetto. U uguale a U. Impossibile sbagliare. In presenza di una carica virale stabilmente non rilevabile, il rischio di trasmissione dell'HIV è zero. Scopri di più. Informati su impossibilesbagliare.it. Sicuramente era utile anche questa appendice, immagino. Assolutamente. Questa è una campagna che abbiamo lanciato, come si è visto nell'ultima immagine, l'anno scorso con altre 9 realtà. E quindi è assolutamente importante. Quella nostra sulla TASP è stata lanciata nel 2017 in occasione dei nostri 30 anni, ma il concetto è quello, quindi assolutamente va benissimo. È stato un incontro davvero interessante, non posso che ringraziarvi Giusy e Laura, è stato un contributo magnifico, siamo contenti di avere Lila tra i nostri partner, siamo contenti, saremo contenti anche di organizzare altre iniziative insieme. Quando volete, grazie, è importantissimo avere questi spazi. Grazie a voi per il prezioso contributo. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Grazie ciao, anche a tutti coloro. Buona giornata. Buona giornata e grazie a tutti coloro i quali hanno seguito questo evento. Lo riseguiranno sul nostro canale YouTube e sulla pagina ufficiale di Alma Social TV. Vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri eventi formativi gratuiti. Arrivederci a tutti.